E ora per l'ultimo intervento il senatore De Poli. Prego. Grazie Presidente. Ma nella giornata, come ricordavano oggi alcuni colleghi dell'autismo, nel momento che si va ad avere attenzione verso le persone con disabilità, verso chi ha più bisogno, io volevo invece ricordare un altro argomento altrettanto importante per tutti noi, che è quello della siccità, che è quello del riscaldamento globale, che è quello dei nostri ghiacciai che si stanno sciogliendo, e quindi del problema dell'acqua, del prelievo dell'acqua anche in territori dove è un bene talmente importante, senza l'acqua non c'è vita, non ci sarebbe nessuno di noi, dove viene fatto senza tener conto di quelli che sono i criteri, vorrei dire, oggettivi, strutturali e importanti per far sì che quel territorio e i territori dove non ce n'è possono avere questo bene prezioso. Allora parlo dei pozzi e del prelievo dell'acqua che è nei territori dell'Alta Padovana, dove c'è uno dei bacini imbriferi più grandi d'Europa, quindi un grande bene che va salvaguardato, dove dà chiaramente da bere a centinaia di migliaia di persone nel territorio del Polesine, quindi del Rodigino, della Bassa Padovana e in tantissimi altri territori. Qui il prelievo nel progetto che Veneto Acque sta prevedendo è una derivazione cosiddetta idropotabile delle falde del Medio Brenta, e qui dei pozzi in falda prelievano centinaia di metri cubi d'acqua al minuto senza tener conto di quelli che sono i criteri di ricarica di queste falde. Quindi questi pozzi sono nel territorio, nella località di Camazzole, che è una frazione del comune di Carmignano di Brenta, nel territorio di Cittadella. E proprio per questo motivo il Consiglio di Bacino del Brenta ha incaricato il CNR a fare un progetto importante di monitoraggio e di capire concretamente una mappatura del territorio per capire quali sono effettivamente e cosa succede nel momento in cui si va a fare questo prelievo senza avere delle opere certe e di ricarica per salvaguardare quel territorio che è di circa 600.000 abitanti, ma ancor di più per tutti quei territori dove quest'acqua va chiaramente a dare il bene che è un bene importante a tutti quei cittadini che chiaramente ne fanno uso. Quindi è importante, secondo me, la realizzazione di queste opere di ricarica della falda acquifera, e credo che sia importante e fondamentale che l'istituzione competente, in modo particolare il Ministero, intervengano appunto nelle sedi per poter far sì che ci sia la difesa di questo territorio. Servono normative nazionali chiare che definiscano una volta per tutti i criteri di captazione delle acque, che non ci sono, affinché questo bene comune come l'acqua possa essere fruito a tutti in egual misura e affinché non ne risentano le attività, di conseguenza dopo quelle umane, industriali, agricole e zootecniche. L'acqua è un bene prezioso, va salvaguardato, e credo che questo sia uno degli aspetti più importanti, e per questo mi sono permesso, Presidente, di chiederle questo intervento. Grazie a lei e grazie a tutta l'Aula.